Ciao da Elisa! Se state cercando uno smartphone economico, ma che non sembri affatto uno smartphone economico, allora non perdetevi questo video, perché oggi daremo un'occhiata al Redmi 9T. Esteticamente è molto bello, nonostante sia realizzato prevalentemente in plastica. Presenta un rivestimento idrorepellente, attenzione perché questo non lo rende uno smartphone impermeabile. Il suo peso è di 198 grammi ed è spesso 9,6 mm. Sul retro è presente la scritta Redmi, precisamente sul lato inferiore sinistro. Il lato destro ospita il pulsante di accensione, che funge anche da scanner di impronte digitali, e il tasto per il controllo del volume. Sul lato sinistro, invece, è presente il vassoio Dual SIM, che consente anche l'utilizzo di una scheda microSD contemporaneamente. In basso ci sono la porta USB-C, il microfono e la griglia dell'altoparlante del telefono. Infine, nella parte superiore, insieme all'altoparlante secondario e al Blaster IR, è bello vedere che Redmi 9T contrasta le tendenze e mantiene il jack audio da 3,5 mm. Redmi 9T sfoggia un display IPS da 6,53 pollici con una risoluzione Full HD+, 1080x2340 pixel, una densità di 395 ppi e con un attacco a goccia nella parte superiore. Il telefono è anche certificato Widevine L1, quindi sarà possibile riprodurre i contenuti Netflix in Full HD. Una cosa bella del Redmi 9T sono i doppi altoparlanti, una rarità per i dispositivi economici. Al cuore di questo smartphone troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 662 abbinato a una GPU Adreno 610. Ha 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile tramite microSD fino a 512 GB. Il sistema operativo è MIUI 12, basato su Android 10. Per quanto riguarda il comparto fotografico, sul retro troviamo un sistema di 4 fotocamere così composto. Una fotocamera principale da 48 megapixel, una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel con campo visivo di 120 gradi, un sensore macro da 2 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. La fotocamera frontale invece è da 8 megapixel. Infine, Redmi 9T può registrare video fino in Full HD a 30 fps. Ma passiamo ora a parlare di connettività. Questo smartphone supporta il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.0, la tecnologia NFC e il GPS. Infine, la batteria è da ben 6000 mAh e supporta la ricarica rapida. Questo smartphone è disponibile in una buona varietà di colori, ovvero Sunrise Orange, Twilight Blue, Carbon Grey e Ocean Green. Potete trovarlo ovviamente su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace e se vi va lasciateci un commento qui sotto. Vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e ad attivare la campanellina. Ciao e al prossimo video!